la missione non è più segregabile o lasciata sola ad alcuni lontani dalle nostre comunità, ma deve entrare dentro nella realtà di ogni giorno, quindi da come il consiglio pastorale con i propri sacerdoti pensa alla catechesi dei ragazzi, ecco, con i giovani, con gli adulti, le famiglie, quindi è tutto un lavoro, penso che dovremmo proprio iniziare qua, dentro lo stile delle nostre comunità, senza lasciare la missione solo ad alcuni esperti. E penso che l'Evangelii Gaudium, il Papa ci richiama proprio a questo, rinnovare una pastorale. Certo non è così semplice, ma dobbiamo iniziare almeno del camminare insieme, la sinodalità, del sedersi insieme nelle comunità cristiane e trovare nel dialogo, nell'ascolto vicendevole quei tratti, quei cammini possibili oggi, qui, che il Vangelo arrivi ancora al cuore della nostra gente. Mission is possible è ovunque. La missione a 360 gradi vuol dire che l'orizzonte è segnato dalla gentes e quindi è segnato dall'annuncio urgente del Vangelo che poi si traduce nelle nostre comunità in quella che si chiama nuova evangelizzazione o rievangelizzazione, ma che alla fine è comunque il primo annuncio perché raggiunge tutte le nostre comunità cristiane. Quindi credo che la missione abbia questa capacità, questa ricchezza di incontro e di aggregazione che altre dimensioni della vita pastorale non hanno e ci permette di giungere dove altri non potrebbero arrivare. Abbiamo organizzato questo festival e il titolo è Is Possible, la missione, è possibile? Io direi non è possibile, è doverosa, anzi ancora di più. Lo facciamo perché non è un tema centrale, sembra, della Chiesa in Italia o in Europa. Ormai con queste situazioni mancano preti qua, ci sono problemi anche qui, si fa difficoltà. Io dico che la missione è possibile, è cosa buona e giusta in qualsiasi parte del mondo. Io adesso sono in Italia e sono missionario con Boniano ad Gentes per la missione, anche qui. È un modo di essere missionario. E allora abbiamo fatto questo festival anche per declinare il concetto di missione che Papa Francesco ci sprona ogni tanto. Chiesa in uscita, cioè andiamo, usciamo dalle nostre comodità, dai nostri istituti, dalle nostre chiese, dalle sagrestie, dalle parrocchie, usciamo e andiamo tra la gente. È quello che succede al festival, sulla strada, nelle piazze, incontrare. Le tre parole che mi piacciono del festival, insieme, gli istituti, tutti i cristiani. Seconda cosa, la strada, le periferie e terzo, cosa che la missione è davvero universale e a partire dai poveri. Infatti questa settimana è iniziata, sono andato a testimoniare il festival in carcere a Brescia ed è stato accolto molto molto bene. Ci hanno ringraziati perché ha detto vi siete ricordati di noi. Ecco, missione dalla periferia per smuovere, scuotere la Chiesa e i cristiani in tutto il mondo, ma qui in Italia c'è bisogno. È possibile, c'è bisogno, siamo un po' tiepidi. Coraggio, con entusiasmo missionario. Brescia in questi tre giorni si sta rivelando un luogo di accoglienza per missionari e missionarie giovani delegati provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo. E non è solo una sensazione emotiva e superficiale, camminando nelle strade di Brescia in questi giorni si incontrano volti che ci danno testimonianza di tanti vissuti ecclesiali e non solo. E questo ci permette di dire con la gioia che il Vangelo porta sempre con sé che la missione non è un residuato bellico, non è qualcosa di lontano, non è una dimensione da celebrare perché è oramai superata, ma la missione ha una prospettiva futura, ha una profezia ancora da scoprire e da svelare, ha delle sfide nuove da proporci e tutto questo abbiamo voluto provare a dirlo attraverso il fitto programma di incontri, di conferenze, di dibattiti, di spettacoli che stanno animando la città di Brescia e non solo in questi giorni. Evidentemente se la proposta Mission is Possible si chiudesse il 15 non sarebbe una vittoria ma una sconfitta. Abbiamo bisogno di poter cogliere che la missione è possibile ma soprattutto nell'ordinarietà, nella ferialità, nella quotidianità del vissuto di ogni credente, di ogni comunità cristiana. Forse riscoprirlo con vivacità e gioia in questi giorni ci aiuterà a rideclinarlo nel quotidiano a partire da lunedì prossimo. Mission is possible per noi donne consacrate oggi
Arrivo da questa conferenza degli istituti missionari dove è risuonata questa parola che mi è rimasta nel cuore, la mistica dell'incontro. Ecco, direi che non può essere che questo, favorire, essere spazio come donne di incontro, spazio di dialogo, spazio di profondità, dove appunto l'altro, chi incontriamo, le persone a cui che avviciniamo o a cui ci facciamo prossime, possono sentire che c'è uno spazio di incontro con loro stesse e dove possiamo trovare insieme questo incontro con Dio. Non è più una questione geografica, forse neanche culturale, una questione proprio di cuore a cuore, di persona a persona. Quindi direi che faccio mia questa parola dell'incontro e dello spazio di profondità dove insieme cerchiamo Dio.